di... Quando dice prima Dago ha detto una gogna mediatica e Alba dice si distruggono le famiglie. Questa settimana è stata importante la lettera che la moglie di Brizzi ha scritto, l'ha pubblicata sul Corriere della Sera e dice una serie di cose, dice ho iniziato a fare l'attrice quando avevo 11 anni, però dico anche alle donne, davanti alla violenza e all'abuso dobbiamo correre dai carabinieri e denunciare. Davanti a un approccio non gradito dobbiamo dire invece no e andarcene come ho fatto io stessa. Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni, perché non corrispondono queste accuse, in nessun modo non corrispondono alla persona che conosco. In questo momento gli sono vicina, perché così avviene tra una moglie e un marito, quando si affrontano periodi difficili. Io sono barricata, la vedete quella parola, in casa da 5 giorni e non posso nemmeno portare mio figlio di 1 anno e mezzo al parco perché sotto il nostro portone ci sono giornalisti e paparazzi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche questa può essere considerata violenza sulle donne. In questo caso le donne siamo io e mia moglie. Io e mia figlia. Allora, è chiaro che parla la moglie di un uomo che è sotto inchiesta ormai, tra virgolette, mediatica da molto tempo. Però le chiedo, lei ha pensato per un attimo, sapendo che era un uomo sposato, insomma, che avrebbe creato questa situazione? Sì, ma... Cioè, ha pensato all'altra parte oppure ha detto, guarda, sono talmente arrabbiata, schifata, che non mi interessa che lui abbia moglie e figli? Io sono d'accordo. In questo caso mi addolora anche sentire certe parole, concordo questa che è una lettera una forma di sofferenza. È una lettera di sofferenza. Però, come capita anche qui, come è capitato adesso, mi dispiace ancora di più che in ogni caso le ragazze che parlano con altrettanta sofferenza, che hanno subito altrettanta violenza, vengono totalmente dimenticate, anzi vengono quasi, come nel mio caso, quasi messe sotto accusa, come per dire tu cerchi visibilità, tu... Lei dice che cerca visibilità, viene accusata, lei insomma, lei già 800.000 follower...